Il Centro di Arte e Creatività dell'Associazione Libera Luna Onlus è una realtà, infatti è stato inaugurato in via Mazzini 180 a Campobasso. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Roberto Gravina e gli assessori alle politiche sociali Luca Praetano e al bilancio Giuseppina Panichella. Ricordiamo che il progetto, cucito ad arte per voi, ha beneficiato del finanziamento di 35.000 euro stanziato dal Comune di Campobasso nell'ambito del bilancio partecipativo, essendo risultata la proposta più votata dai cittadini. Si tratta di un progetto che, almeno per quella che era l'intenzione, all'interno degli scopi di Libera Luna Onlus, lo ricordiamo, il tema è un tema molto delicato, molto sentito, rispetto al quale insomma anche la città ha risposto in un certo modo con questo progetto. Dicevo, è un tema, quello sulla violenza di genere, in generale sulla tutela in qualche modo delle donne vittime di violenza. Qui si attiva un centro finanziato in un progetto che sapete di amministrazione, voluto dall'amministrazione comunale nel bilancio partecipativo, e che speriamo possa essere un ulteriore contributo in questo ambito. Meriti vanno riconosciuti alla presidente dell'associazione Libera Luna, Maria Grazia La Selva, per il concretizzarsi di questo progetto. Libera Luna ha scelto un luogo che ha reso accogliente, ma che aspetta di essere colorato e riempito dalle opere e manufatti che si realizzeranno fino al termine del progetto. Inoltre, fino a dicembre 2023, periodicamente presso il centro di aggregazione si terranno incontri e seminari che tratteranno tematiche come il body shaming ed il bullismo.